Finalmente è lontanamente l'aria di un pilota. Grazie, anche se non avevo la base e non sono molto comodo. Dai, forza, vediamo di fare una gara decente. Comunque non mi hai ancora spiegato. Ti ho chiamato perché ho visto quello che hai fatto per Jackson. Ah, sì, gli ho dato una mano. Ok, adesso darei una mano a me. Immagino sia obbligato, vero? Esatto. Perfetto, ma cosa succede? Sento un rumore strano. Mi è saltata una marcia. Ah, fantastico, l'altra volta vi siete buttati fuori entrambi e la volta prima hai picchiato, cioè sei proprio sfortunato dentro tu, eh. E tu sei simpatico invece. Grazie, lo so. Ironico. Tu non lo sei invece, comunque qual è l'obiettivo? Dobbiamo cercare di concludere la gara. Vabbè dai, ci può stare. Ma io voglio andare a riprendere Jackson. No, aspetta, ma se l'obiettivo del gioco è un altro, non è che puoi deciderlo tu, eh? Invece sì, è zitto. E va bene, proviamoci. Intanto voi ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di arrivare a 10.000 like per un nuovo video di Formula 1 e soprattutto di iscrivervi al canale. Bella, partiamo. Sì, vabbè, adesso attento, c'è davanti Stroll. Tranquillo, tranquillo, ci penso io. Dandogli addosso. È per mettere pressione. Passa l'ora. Certo, via. Ok, ora non so. Certo, entro di qua. Passato. Perfetto, va bene, andiamo avanti. Prossimo è Jackson. Visto che non era così difficile. Ok, perfetto, stiamo attenti. Sì, beh, al limite buttalo fuori. Non si fa, si passa così tranquilli, vedi? Gliel'hai dato una piccola sportellata, eh? Sì, va bene, niente di che. Bene, traguardo, e la finiamo così per oggi. Sì, meno male, ho avuto paura. Perdo trazione. Ma lei tutti e tu però, figlio mio, eh? Ce la fai ad entrare nei box al prossimo giro, Casper? Ma se ti dice che non ce la fa, cosa deve arrivare? Sui cerchioni. Adesso sta arrivando Hayden. Resisti un altro giro, Casper. Oh, ancora sto Hayden. Comincia a starmi antipatico pure a me. No, non riesco a gestirlo. Arrivo anch'io. Ecco, mo facciamo la coda e non ci muoviamo più. Spero solo che mettano le gomme giuste e non ci facciano un dispetto. Perdo una posizione. E un'altra ancora. Ma va, ti sembrerà strano, ma gli altri non aspettano che tu esca dai box per continuare la gara. Andiamo, andiamo. Forza, forza, dai con sto cambio gomme, che non vi pago per nulla, eh. In realtà non vi pago proprio, ma fa niente. Che abbiamo perso diverse posizioni. E questo l'abbiamo capito tutti. Voglio arrivare ottavo superiore. Addirittura ottavo, ma tu saremmi, guarda che non si danno più i punti dall'ottavo in poi, ma dal decimo. Ti dico ottavo, deve essere ottavo, chiaro? Sì, mi scusi. Ok, passiamo adesso sul dritto. Certo, ora mando. Adesso cattivo su Ricciardo. No, vabbè, povero, lo passo e basta. Sì, boh, fa come vuoi. Camomillati un attimo e passiamo Vettel. No, passiamoli tutti e due. No, paura, paura. Ottimo, bel lavoro. Mamma mia, ho rischiato di prendermi un colpo. Meno male che abbiamo finito. Passa Sainz. Cosa? No. Perfetto. Non la finisco sta gara, già lo so. E invece è finita, complimenti, sesto, nonostante abbiamo il tuo incontro. Non esagerare, stanno solo favorendo un pochettino Hayden. Gli hanno appena fornito la nuova Power Unit. Lo fanno uscire dopo di me in qualifica. Penso di aver visto anche il team manager lavargli la macchina. Questo ragazzino adesso è il primo pilota. Sono cose che capitano, chiede ad Alonso. E perché lo pagano di più? Ah, ecco dove era il problema. Dai, hai detto che questa era la tua ultima stagione. Yeah, volevo dire, ma che peccato, maestro. E lo devo ancora dire. Cosa aspetti, che finisca la stagione? Nel frattempo non prendertela con Jackson. Ok. Wow, la moglie l'ha messo a posto, girl power. Sono come Verstappen io. Era carina, forse sei un po' ammorbidito. Finiscilo di blaterare e partiamo. O forse no, forza capo, partiamo. Non male come partenza, dai. Oh, attenzione ad Alonso. Ma cosa cavolo fai, idiota? Ma cosa credeva di essere, su Mario Kart? Meno male, siamo indesi. C'è andata di stralusso. Ok, l'obiettivo di oggi è vincere. Ma c'era scritto arriva terzo. Detto vincere. Ok, ok capo, va bene. Passa Leclerc sul rettilineo. Ok, e vai. Perfetto. Meno male, questa era facile. Puntati lì e passa Bottas. Oddio, 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 non ci passeremo mai. Bravo, ci sei riuscito. Sì, ma ho sudato come un caimano. Ok, ora passa il P2. Cosa? Te sei completamente fuori. Buttati. Scusa, Lando. Ottimo, ci siamo. Che qui l'ho vista brutta. Ora Hamilton. Ok, l'altra volta l'ho buttato fuori per sbaglio. Spero non faccia come a Verstappen. Terzo punto di prima. Dai. Oh, cosa fai? A momenti ci butta fuori, ma ci siamo riusciti. Sai. Ora il mio connazionale. Ah, ora capisco tante cose. Passo un rettilineo e passato. Sì, siamo in testa. Meno male, credevo molto peggio. Ed è finita. Vittoria! Andiamo prima nel GP di casa. Complimenti davvero, vediamo il prossimo. Però aspetta, mi sembra che mi manchi qualcosa. Il simbolo dell'Alfa, mannaggia. Mi sentivo già in Ferrari. Casper, Jackson è più veloce di te, dovrai farlo passare. No, ti prego, non un'altra battaglia così, che questi due si centrano. È troppo lontano. Qualcosa mi dice che non voglia farlo passare. Andiamo, Casper. Tanto non lo fa passare e succede il disastro, già lo so. Non facciamo passare Jackson per nessuna ragione al mondo. Ascolta, se questo si innervosisce, finisce come la prima gara.
gara? Ti piace così tanto mangiarti la ghiaia? Non succederà, perché io e te saremo davanti fino alla fine. Mi sembra un'idea del cavolo, ma proviamoci. Ok, il primo giro è andato, ne mancano solo 4. Mamma mia, che ansia, sei sempre attaccato. Ti stai agitando troppo e so quello che sto facendo, ora ne mancano 3. Non avevo già detto Raikkonen sta cosa? Ora manca 2. Cioè, ma guarda la mappa, siete praticamente un pallino unico, non ce la faremo mai. Devi insistere, siamo all'ultimo giro. Mamma mia, che fatica. Ok, traguardo, sì, beccati questo fischelletto. Oddio, no, che succede? Parlami per una buona volta. Aia, mo gli arriva una centra. Vattene! Da F1 a WWE è un attimo. Dammi un po' di spazio là fuori. Qual è il tuo problema? Beh, a un certo punto se vuoi spazio te lo prendi e basta. Aspetta, è quello che sta facendo. Voglio vincere. Grazie, penso tutti, se no stavano a casa a giocare a bocce. Io mi ritiro. Alla fine l'ha detto, anche se non nel migliore dei modi. Ho una notizia buona e una cattiva. Ok, inizia con quella cattiva. Siamo ultimi. Fantastico, e quella buona? Jackson si è dovuto ritirare. Ma non è una cosa buona? Secondo me sì. Ah, non cambierà mai. In ogni caso sta per entrare la safety car, quindi dobbiamo recuperare il gruppo il prima possibile. Ah sì, mi sembra onesta come idea. Ecco il gruppo. Perfetto, arriva cannone. No, 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 stop, 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 non puoi sorpassare. Oddio, hai ragione, hai ragione. Infatti mi sembrava strano che andassero tutti così piano. Bandiera verde, via, via, via. Si entra in Van Hammer time. Ma chi ti credi, Hamilton? Ah, quello è Hammer, questo è Van Hammer. C'è una differenza sostanziale. E quale sarebbe? Che Hamilton lo usa per vincere ed io per arrivare a punti. Beh, ti direi che è una stupidata colossale, ma effettivamente sta funzionando. Continua così. Forza, adesso attacca Vettel e Leclerc. Sì, andate entrambi. Van Hammer time non perdona mai. Ora manca solo Sainz e siamo a punti. Fatti ancora che lo passo. E' davanti Butler. Ah, quello non me lo voglio far sfuggire neanche per sbaglio. Perfetto, ora puoi fermarti se vuoi, ha fatto abbastanza. Ah no no no, ormai sono carico, quindi Alonso e Stroll via. Non fai troppo schifo quando vuoi. Ora passiamo Ricciardo di cattiveria e mettiamoci pure Norris. Perfetto, ed ecco che arriviamo al traguardo. Mamma mia, dopo questa sono stracarico. Ottimo, preparati perché puntiamo alla top 5, via. Un attimo però, fammi almeno capire dove sono. Eccomi qui che passo. Attenzione alla prima curva. Ottimo, siamo già noi. Occhio allo rouge, la salita di Spa. Non forzare troppo e la passiamo senza problemi. Fantastico, ha funzionato. Perfetto, passo tranquillo a Stroll. Tranquillo per lui, io ho sempre un'ansia. Adesso forza, prova a passare Leclerc qui. Sì, ci siamo riusciti, anche se continuo a sudare. Ok, scartiamo Perez qui. Perfetto, già che ci siamo anche Ricciardo, anche se in maniera un po' forte, ma vabbè. Perfetto, top 5. E adesso anche top 4, passiamo a Norris in scioltezza. Bene, tutto procede per il meglio, di questo passo la vinciamo. No, mai parlare troppo presto. No, sta piovendo. Te l'avevo detto. No, sta veloce in box, vai piano che... Sì, sì, ci danno la penalità, ma perché nessuno si fida? Come cambiate, si può... Oh no! Che cavolo gli ha detto di cambiare il muso? Potrei accidentalmente averlo rotto prima per fare un sorpasso. Stupido idiota, lo sapevo che non dovevo fidarmi. Dai, tranquillo, adesso ripartiamo e recuperiamo subito. Mannaggia, le gomme non tengono. Per forza, sta pista sta diventando una piscina, ci vorrebbero i gommoni, non le gomme. Altra sosta in box, fantastico. E niente, possiamo dire addio alla vittoria. Alla fine siamo arrivati quarti. Vabbè dai, perlomeno siamo arrivati all'obiettivo, anche se per pochissimo. Hai per concludere la carriera come volevi. Una bella uscita di scena. Sì, però non glielo ricordare, che non mi sembra molto contento. È Aiden. Ancora, ma basta. Depresso, ansioso e affranto. Non sta bene. Si sta preoccupando per lui? Allora non lo odia. Ti sei addolcito, vero? Ah, beccato in pieno. Ferrari si libererà un posto a breve. È il suo sogno. Ma che carino, lo vuole aiutare. Ah ragazzi, una cosa. Qua, a seconda della scuderia che sceglierete all'inizio, potrebbe cambiare la storia. In alcuni casi Aiden è in trattativa con Mercedes, mentre in altri con Ferrari. Finiscila di dire stupidate, dobbiamo fare sto giro veloce. Cosa, così di botto? Sì esatto, e dopo dobbiamo arrivare tra i primi 10. Robetta da niente, ma non possiamo fare il giro e finire lì? No, ti ricordo che il punto addizionale te lo danno solo se arrivi tra le prime 10 posizioni alla fine della gara. Ah giusto, ora capisco. Comunque al momento siamo fucsi al primo settore. Bene, perfetto, anche se sarebbe tutto più facile se non ci fossero sti doppiati a rompere. Dai, forza che manca poco al secondo settore. Sì, sì, dai, ci siamo quasi. Fucsi anche qui, forza, forza, forza. Sì, sì, tranquillo, adesso si punta al traguardo. Se facciamo il giro buono subito abbiamo tutto il tempo. Infatti, attenzione. Eccolo qui, giro più veloce, perfetto. Ottimo, ora puntiamo subito alla decima posizione. Sono Gasly e Ocon. Ci penso io, sì. Buona, buona, andiamo avanti così. Ultima curva e alla fine... Quinti, gara fantastica, non c'è che dire. Ehi ragazzi, volevo congratularmi con voi per i recenti risultati. Grazie, grazie tizio, ma adesso voglio sapere cosa succede tra i piloti. Aiden, siedi. Ottimo, iniziano i fuochi d'artificio, altro che Temptation. Prende più soldi di me. Oh, bene, bene, sta diventando meglio di Beautiful. Tu invece? Avresti voluto Ricciardo. Sembrano veramente due gelosoni. Potresti confermarmi questo numero? Che
numero? È giusto. Ti sei messo d'accordo per questa cifra, confermi? Ma cavoli, non sono riuscito a leggerlo. Chissà quanto si piglia. No, non ci credo, tutto sto casino e poi non era vero. Voi due siete una coppia di fessi, lo sapete? Chissà chi ha messo in giro sta voce. Stessa persona che mi ha dato del vecchio. È lui che ti ha detto che non ti volevo nel team. No, non ci credo, allora è... Butler. Lo sapevo che quello portava guai. Era il suo piano fin dall'inizio. Ma ora? Che possiamo fare? Beh, però potremmo... batterlo. Ok, basta finire le mie frasi però, eh? Andiamo a prendere a schiaffi con la faccia da idiota. Pare che Ferrari l'abbia chiamato. Eh no, io quello non lo voglio, piuttosto Mazepin. È il più bravo attualmente. Ma non il più simpatico. Dicevi che era il tuo sogno guidare per loro. Infatti non facciamolo avere quello lì, per favore. Voglio che quel posto sia tuo. Tutti lo vogliono. Pace. Oh, finalmente. Pace. Perfetto, e ora andiamo a battere quella testa di casco. Segni tutto il tutto, andiamo a battere i piloti Alfa Tauri. Battere? Lo voglio distruggere, cavoli. Calmo, non fare pazzie. Io? Ma va, figurati, ci mancherebbe altro. Ok, bene, sorpassiamo Sainz. Certo, è subito passato anche Ricciardo. È il rischio che ti sei preso, ma non male. Ora andiamo sotto a Gasly. Ed ecco il primo Alfa Tauri della giornata. Passa l'ora e... sì! E vai, ora supera Alonso e finalmente tocca... Aiden. Cosa? Ma come Aiden, scusa? Eh sì, c'è lui prima di Butler. Ok, allora cerchiamo di passarlo con molta calma. Va bene, perlomeno non ci siamo buttati fuori a vicenda. E adesso è tutto nostro. Lo pagherai, forza! Manca poco! Ciao, ciao, bello. Sì, ci siamo riusciti. Terminiamo la gara in sesta posizione. Ottimo, manca sempre meno la fine del campionato. Oh, ma guarda chi c'è. Ce ne vuole per ammettere di non essere più in grado di guidare. Mi dici che non so più guidare. Esatto, spacca la faccia. Dico solo che qualcuno ha detto... ancora che comincia. Non funziona più, Devon. Esatto. Due eravate così divertenti. Battevate, vi buttavate fuori strada. Almeno facevano qualcosa al contrario tuo. Sapete che il posto in Ferrari è già mio, no? Il contratto è firmato. Certo, c'è solo un problema. Non credo più alle tue parole. Esatto, confermo. E ora andiamo alla gara. Dopo averlo sconfitto a parole, passiamo anche ai fatti. Andiamo a prenderlo. Oh sì, mi piace. Andiamo subito da lui. Eccolo lì. Senza neanche troppi problemi. Attento che c'è in mezzo anche Aiden. Tranquillo, pronto? Certo, attacco! Lo sapevo, passati tutti e due. Non vali un'unghia di Aiden. Si vede che lui mi ha fatto passare apposta. Incredibile. Cosa? Che all'inizio ne parlavi così male. Sta zitto. Bene, gara finita. In sesta posizione, grande. Bene, ora la resa dei conti. L'ultima gara. Ackerman recupera posizione a destra, a sinistra. Che stagione. Ci chiediamo perché vuole ritirarsi. Facile, vuole finire con il botto come Rosberg. Incredibile. Sembra che Gasly sia fuori dalla gara. Wow, possiamo arrivare quarti nel campionato costruttori. Esatto, adesso andiamo a prendere Fesso Butler. Ah, questa mi è piaciuta, prendiamo la forza. Ah, c'è prima Stroll da passare. Vediamo se il figlio di papà su Mercedes verde riesce a tenere. Ehi, non ti sembra di esagerare? Scusa, mi sono fatto prendere, passiamo l'ora. Perfetto, ora è passato, ce la possiamo fare, andiamola a prendere. Certo, ma tranquillo, ce la faremo. Sono in mezzo a Norris e Ocon. Ma cavoli, cosa spuccano come funghi sti piloti. Forza, passa il primo. Ok, ciao Lando, ci vediamo alla prossima. E adesso Ocon. Che adesso leggeremo Noco. Cosa? È il nome al contrario perché l'abbiamo passato, lascia stare. Ora sotto col Sainz. Pure lui, ma che cavolo, in questo posto ci metteremo una vita. Perfetto, passato anche lui. Ok, adesso andiamo da Stupid Butler. No, questo non faceva ridere. Ecco, ma può farle solo lui le battute. Eccolo lì. Ok, passato, ci siamo riusciti. E ora lascia fare a me. Ego, è tutto suo, caro. Eccoli che arrivano in curva 8. Butler si avvicina a Ackerman. Prova a riprendersi la posizione. Ci riuscirà. Mi sembra di averla già vista questa scena e non mi piace per nulla. Attaccata in ritardo per Butler dall'interno. Si sono presi. L'ha preso in pieno. Mamma, non ci credo. Casper, stai bene? L'olandese non è ancora sconfitto. Sì, grande, sta spaccando. Dovrai arrivare terzo, Aiden. Ok, terzo. Ce la farai, dai. Lasciamo passare Aiden. E sembra anche che abbia un aiuto in più. Bene, vanno, andiamo. Ui, Aiden, quanto tempo? È una settimana circa. Vabbè, dai, non rovinare tutto. Ok, abbiamo davanti Leclerc. Lo sconfiggeremo di brutto, fra. E passato alla grande. E adesso Perez. Va bene, ora è... Ops, forse ho rischiato troppo. Bene, ora passiamolo. Sì, ottimo, manca solo volta se saremo sul podio. Forza, ancora un ultimo sforzo. Dobbiamo farcela per forza, però per Casper. Sì, hai ragione, forza. E andiamo, al momento siamo quarti. E adesso lo siamo ufficialmente, sì. E vai, Jackson, sul podio. È fatta. Ci siamo riusciti. Oddio, mo piango. Sì, ci siamo riusciti. Sì, ragazzi, siete grandi. È la vostra vittoria. Non potrebbe andare meglio di così. Pilota vendicato.
mamma, mi sbagliavo. Appuntamento all'anno prossimo, allora. Bella! Bella ragazzi, questa era la seconda parte di F1 2021 Breaking Point. Se vi siete persi la prima, ve l'ho lasciata qua sotto in descrizione. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un bel like se volete altri video di Formula 1. E noi ci vediamo domenica con un altro nuovo video. E bella!